Ben ritrovati da parte di Laura Vergani nel salotto di Corsia 4, in forma smagliante dopo la lunga pausa estiva. Ci volevano proprio le vacanze, siete d'accordo? In onda con voi questa sera Fabrizio Fogliani, ciao Fabrizio. Bentrovati. Mauro Romanenghi, di nuovo rinchiuso in camerina, ciao Mauro. Ora, ciao, indovinate come sto? Ovviamente rinchiuso in camerina, non c'erano dubbi, non è cambiato nulla nell'estate, ragazzi, state tranquilli. E naturalmente Marco Agosti in redazione. Ciao Marco, oggi abbiamo finalmente ai nostri microfoni Lorenzo Zazzari, talento del Florenzano Auto Club, squadra che si dimostra ancora una volta fucina di talenti. Benvenuto su Corsia 4, Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Figurati, grazie a te di aver accettato e cominciamo ripercorrendo il tuo 2017, culminato con l'esordio nazionale assoluto all'Universiade. Con un argento in staffetta e una finale individuale nei 50 stile. Primati migliorati, primati personali migliorati in entrambe le distanze. E Mauro, sento che scalpiti perché la parte, insomma, delle domande tecniche la volevi fare tu, e quindi ti cedo la parola. Sì, intanto me ne è venuta una che, vabbè, non era, mi è venuta adesso proprio così spontanea. Parliamo dei 50 stile libero, ti brucia un po' questo quarto posto? Lì per lì sì, mi è bruciato parecchio perché comunque con il tempo che avevano usato il giorno prima in semifinale 22.07 ero a 5 centesimi dalla medaglia d'oro, quindi appena finita la gara ero un po' deluso. Poi analizzando comunque il percorso di tutta la stagione a mente fredda e tutto il resto, sono comunque soddisfatto di quello che ho fatto. E questa gara mi è servita soprattutto per capire dove ho i margini per migliorare. Per esempio nel 50 stile arrivavo troppo lungo al tocco della piastra e in un 50 sicuramente lo paghi. Quindi probabilmente se riuscivo ad arrivare preciso il risultato dell'esito sarebbe stato diverso, però ho comunque notato un buon tempo e una buona base per ripartire quest'anno. Senti, raccontaci un po' la tua Olimpiade, scusa, sul lapsus, la tua Universiade. Sì, è stata una bellissima manifestazione. Come hai detto tu, l'evento che più assomiglia a un'Olimpiade. Infatti questo clima di festa si percepiva anche lì. C'era un villaggio olimpico molto, molto grande e essendo compagno di stanza con Gregorio Paltrinieri gli chiedevo un po' ma com'era l'Olimpiade, era simile? E lui mi diceva che come organizzazione e tutto era abbastanza simile. Chiaro è che in un'Olimpiade si respira un clima molto più di tensione, no? Comunque l'appuntamento clou del quadriennio. Lì c'era un clima più rilassato, più quasi giocoso. E quindi nulla, non è stato facile adattarsi un po' all'ambiente, perché comunque sì, era il mio primo viaggio intercontinentale, quindi ero anche curioso di vedere come reagivo al fuso orario, che era di 6 ore. E poi anche c'era tutto un contorno, oltre che all'aspetto tecnico della gara in piscina, c'era, non so, il doversi adattare un po' al cibo che non era dei migliori, tutti i nuovi ritmi, impararsi gli orari dei bus, perché delle volte ci mettevano anche un'ora ad arrivare in piscina. Quindi nulla, è un'esperienza che mi ha lasciato molto soddisfatto, sono riuscito a migliorare tutti i miei tempi e quindi sicuramente è un'esperienza che mi ha fatto crescere questa. Senti, parlavi appunto di un clima rilassato, anche un po' troppo. In alcune immagini si è vista addirittura la squadra statunitense giocare a carte tra una gara e l'altra. Sì. I tempi non Penso erano un po' c'era. troppo, dilatati nelle pause, forse? Sì, può darsi, può darsi. Davano molto risalto un po' al contorno, quindi alla presentazione dei singoli atleti, ogni tanto c'erano degli spettacolini prima delle gare, così.
Clima rilassato, anche perché c'era un atleta statunitense che in semifinale di 100 delfino, mi sembra, entrato sul piano vasca, si divertiva a intrattenere il pubblico, no? faceva fare la ola proprio 5 minuti prima della sua gara. E poi sì, tempi dilatati, anche come ho già detto, dal villaggio alla piscina c'era parecchia strada da fare, circa 40 minuti. E vi volevo raccontare un episodio buffo che era successo il primo giorno di gare. E il pomeriggio, prima della finale della 4%, stile, prendiamo il bus e l'autista non sapeva dove era la piscina. Quindi tutti, il mio allenatore nel panico, perché quando abbiamo la finale della staffetta si fa tardi così, e in piscina siamo arrivati dopo un'ora e un quarto, un'ora e venti, quindi capite che sì, per i tempi non è stato il massimo, diciamo. Senti, com'è stata invece la convivenza con i tuoi compagni rivali della 4%? No, quella ottima, non c'è, insomma, è un ambiente positivo, siamo un bel trio e c'è una sana rivalità, ci si spinge sempre a dare il massimo, fuori dall'acqua siamo ragazzi tranquilli, si ride, si scherza, poi nell'acqua ci piace, cioè alle corsie, darci battaglia per vedere di spostare sempre più l'asticella, no? E quindi penso ci faccia bene un po' a tutti questo. Magari torneremo più tardi su questa rivalità. Invece quello che volevo sapere è un'ultima cosa sull'Universiade, era il pubblico. Da noi a sì. Casa non sembrava così numeroso, com'era l'impressione lì invece? Seppur un impianto, devo dire, splendido dal mio punto di vista. Sì, l'impianto era veramente grosso, infatti arrivati sul piano vasca al primo giorno ci siamo un po' meravigliati. E le tribune non erano piene, infatti, avete visto bene. E sì, non era pienissimo, non c'era tantissima gente, però quella che c'era, diciamo, era abbastanza calorosa, insomma, si facevano sentire. E poi, insomma, per riempire quella piscina ce ne voleva, perché ora a occhio secondo me saranno stati in 10.000 posti, quindi ma un'affluenza normale, dai, diciamo. Ecco, anch'io una curiosità per te a questo punto, perché sono un po' curiosa anch'io, ma tu sei riuscito a vedere qualcosa della città durante, insomma, tra una gara e l'altro, nel momento in cui non avevi gare? Sì, gli ultimi due giorni sono andato a fare un giro insieme ai miei compagni di Firenze, Matteo e Filippo, siamo andati a vedere un po' la città, sono stati sulla Taipei 101, che è il settimo grattacielo più alto del mondo, e a l'ascensore più veloce del mondo, sì, quindi sì, eravamo sì. Curiosi un po' di trovarlo. E come è stata questa cosa? È stato ganzo, soprattutto dava un po' fastidio alle orecchie, perché insomma arrivava in cima, che era circa 500 metri in una ventina di secondi, quindi soprattutto quando siamo scesi abbiamo sentito parecchio al soffitto. quasi. E poi siamo stati in delle vie tipiche, abbiamo mangiato un po' di cibo tipico di Taiwan, le viuzze della città, quindi tutti spiedini, pesce, volevamo provare anche gli insetti, però li abbiamo trovati, ma non erano grigliati, non erano appetitosi, immagino. No. Non hai provato le cavallette? Non hai provato? No. Molto bene. Posso solo immaginare, Lorenzo. E niente, scusate per questa digressione, ma ero proprio curiosa di sapere se avevi avuto modo, insomma, visto che non è che uno ci vada tutti i giorni a Taiwan. No, infatti ero curioso anch'io di vedere un po' la loro cultura. Infatti. E, insomma, mi affascinava, quindi sono contento gli ultimi due giorni di essere riuscito a vedere qualcosa. Ottimo. E torniamo, vero Fabrizio, invece al percorso che ti ha portato ai successi del 2017. Sì, perché a un certo punto, a parte che la fine del 2017 come stagione intendiamo, si è conclusa con un po' di vacanza
o l'hai perso tutto nei vicoli di Taiwan? No, vacanze quest'anno purtroppo non l'ho fatta. Ok, finito, aperta e chiusa con i due giorni nelle vie di Taiwan. Dimmi com'è stato allora il cammino nel mondo del nuoto, quindi parliamo di società allenature e quello che è successo durante l'annata, in breve chiaramente. Sì, tutto è partito l'estate scorsa con l'intenzione di arrivare al meeting di Massarosa in buone condizioni, infatti iniziai la stagione molto presto rispetto al normale, il 20 agosto ero già ad allenarmi. E poi a settembre abbiamo provato la canoa su consiglio del nostro allenatore Paolo Palchetti. È stata un'esperienza divertente, secondo me ci ha fatto anche molto bene ai fini della ripresa degli allenamenti. E poi siamo arrivati a Massarosa senza, insomma, non me l'aspettavo, io ero tranquillo a quella gara. Sono riuscito a vincere 100 stile, migliorando di qualche centesimo il tempo che avevo notato l'anno precedente in vasca corta. E da lì, diciamo, un po' partito tutto, perché poi ho acquistato sicurezza, consapevolezza, e anche mentalmente la scorsa stagione ero molto più sereno e tranquillo. Non mi volevo porre limiti e nemmeno troppe pressioni. Siamo passati dagli assoluti di dicembre, anche lì delle buone gare, comunque era un periodo sempre di costruzione, il tutto era finalizzato per aprile e durante il percorso che mi ha portato ai campionati di aprile, allenamenti sempre molto buoni, quindi lo percepivo anch'io e stavo migliorando giorno dopo giorno, anche dai tempi in allenamento, dalle sensazioni. Poi secondo me l'anno scorso è stato fondamentale il fatto che ho cambiato programma di palestra, sono ritornato con il mio allenatore, preparatore atletico che mi ha cresciuto fin da bambino, Giovanni Bolli, e una palestra più da velocista, diciamo. E infatti mi allenavo insieme a Matteo Restivo e Filippo Melli e ci siamo trovati bene fin da subito. E secondo me proprio questo è quello che la scorsa stagione mi ha dato una marcia in più, perché avevo più potenza, più presa nell'acqua rispetto alla stagione precedente, e quindi il tutto si è materializzato e concretizzato ad aprile, dove sono riuscito a migliorare sensibilmente i miei tempi. E quindi poi da lì tutto è venuto, ho acquistato sempre più fiducia e poi è venuto tutto il resto, insomma. Quindi a mente serena comunque è venuto, a mente serena è risultato tutto molto più semplice, ecco. Sì, io l'anno scorso ero partito con l'intenzione di dare una svolta alla mia carriera, no? Però appunto secondo me il fatto di non essermi posto limiti e nemmeno troppe pressioni è stato fondamentale per tutto il percorso della scorsa stagione. In un inciso, scusami una cosa, a livello di giovanili tu eri sempre come squadra sempre Fiorentina? No, io ero di Nantes Florenza. Sì, comunque prima. Sempre nel gruppo che si è poi unito, ecco, per intenderci, comunque facevi sempre parte della base lì. Quindi ok. Sì, sempre stato a Firenze. Hai parlato sempre di ambiente e tutto quanto, appunto abbiamo anche da Matteo sentito il valore dell'ambiente e dell'allenatore. Che cosa hai apprezzato soprattutto nel tuo, visto che ognuno ha il suo, in definitiva siete tutti nella stessa famiglia, però ognuno chiaramente è seguito da un allenatore diverso. Che cos'è che apprezzi fondamentalmente in un allenatore, magari non necessariamente dal tuo? Ma secondo me le caratteristiche dovrebbe avere un buon allenatore sono, prima di tutto, dovrebbe anche essere un po' motivatore e psicologo dei propri atleti, no? Da entrare nella testa. Sappia un po', sappia prima di tutto conoscerli. E poi sappia toccare le corde giuste nel momento giusto, diciamo.
e quindi che sappia un po' ascoltare i propri atleti. Poi insomma non, anche deve un po' richiamarli all'ordine quando c'è bisogno, cioè va bene andargli dietro, ascoltargli e tutto, però insomma quando c'è da richiamare un po' così deve saperlo fare. E poi secondo me è fondamentale anche che un allenatore sia maniaco della tecnica, quindi curi tutti i particolari del gesto tecnico della bracciata e tutto, perché secondo me prima di andare forte bisogna saper nuotare. Senti Lorenzo, prima parlavi del fatto che sei tornato all'antico amore di quando eri bambino, insomma il tuo vecchio preparatore. Ci puoi raccontare un po' la tua storia a livello giovanile, anche se è un po' strano dire giovanile perché sei ancora giovanissimo, però se ad esempio hai vecchi campionati giovanili hai mai ottenuto dei grossi risultati, perché il tuo nome in realtà non è mai stato sulla bocca di tutti, se non in questa stagione, forse vero. Sì, no, concordo pienamente. Ma diciamo io sono sempre stato un ragazzo, esile, anche ora sì sono ingrossato, però ho sempre mantenuto una corporatura molto longilinea. Da piccolo ero secco, quindi non ero al pari di sviluppo rispetto ai miei avversari, e quindi i primi anni ho faticato un po', per esempio il primo anno ragazzi non andai nemmeno a campionati italiani giovanili, io ho iniziato dal secondo anno ragazzi. Poi sì, poi piano piano sono cresciuto e fino ad arrivare al titolo nazionale nel 2012, quando vinsi 50 stile, e con quella vittoria poi mi qualificai per gli Euro Junior di Anversa, quindi feci un'esperienza anche con la nazionale giovanile. E poi dopo quell'anno ho avuto un momento un po' di stallo, diciamo. Miglioravo sì tutti gli anni, infatti una delle mie caratteristiche fino adesso è che tutte le stagioni sono riuscito a migliorare i miei tempi. E invece in quegli anni miglioravo sì, però non a sufficienza secondo il mio modo di vedere. Quindi poi siamo arrivati fino al 2015-2016 dove ho ripreso a migliorare parecchio, e poi l'anno scorso dove ho fatto diciamo un salto di qualità importante, dai. E ho sempre una curiosità io invece, perché prima stavi parlando con Fabrizio delle qualità che apprezzi in un allenatore, e quali invece sono delle qualità che secondo te un allenatore dovrebbe mitigare perché potrebbero appunto creare delle difficoltà nel rapporto con l'atleta, indipendentemente dal fatto dei tuoi allenatori, però insomma hai sperimentato nella tua carriera, anche adesso che sei andato all'estero, avrai visto cose o avrai visto atteggiamenti che dici ecco, se diventerò allenatore non farò mai questa cosa, per esempio. Ma ora così non so, secondo me per dover giudicare bisogna conoscere bene una persona, un allenatore prima. Però così su due piedi, secondo me un allenatore non deve mettere troppo pressione al proprio atleta o fargli pensare che il nuoto sia l'unica strada o comunque sia al primo posto, perché nella vita insomma c'è altro, e il nuoto sia importante perché comunque crea gruppo, ti insegna dei valori, ti insegna anche a gestire bene il tempo a disposizione. Io di questo me ne sono reso conto negli anni a quando andavo a scuola, e poi anche per le amicizie e tutto. Però insomma nella vita c'è altro, la carriera di uno sportivo purtroppo è breve, e quindi è giusto costruirsi anche un futuro al di fuori del nuoto. Quindi
un allenatore, secondo me, dal mio punto di vista, non deve far pesare all'atleta il fatto, cioè far pesare troppo il nuoto. Insomma, non so se mi sono spiegato. Sì, sì, molto bene. Anzi, a questo proposito, tu come riuscivi a conciliare scuola e nuoto? Vabbè, adesso università e nuoto, chiaramente. Prima, quando andavo a scuola, non è stato semplice, devo dire la verità. E ho avuto abbastanza difficoltà, però alla fine tutte superate. Io mi ricordo, ho iniziato a fare i doppi il lunedì e il sabato in quarta liceo. E insomma andavo alle 5 di mattina, mi allenava Paolo Palchetti e poi andavo subito a scuola e dopo scuola avevo subito di nuovo l'allenamento e quando tornavo a casa sapete bene che anche con tutta la buona volontà del mondo studiare era un po' problematico, quindi dovevo un po' riuscire a sfruttare bene il tempo che avevo a disposizione, quell'oretta e mezzo, due al giorno. E quindi un po' ne ha risentita la scuola, però insomma secondo me finché siamo al liceo insomma l'hanno fatto tutti e quindi penso sia fattibile la cosa. Poi dopo finito il liceo io ho notato c'è proprio un grande stacco, infatti molti miei compagni dopo il liceo hanno smesso perché insomma l'università, no, ti costruisci, cioè studi quello che uno spera di studiare per la professione che andrà a fare poi in futuro. Quindi molti miei compagni dopo il liceo smisero di nuotare perché appunto l'impegno universitario era importante per loro. E io devo dire, all'università mi trovo bene. Il primo anno ero un po' spiazzato perché insomma uscivo dal liceo dove c'erano i professori che comunque ti fissano i compiti, le interrogazioni e tutto, quindi ti senti spinto a dover studiare, no? Invece all'università uno si gestisce da sé, quindi i vari esami, le sessioni d'appello e tutto, quindi il primo anno ero un po' spiazzato perché in poche parole non c'era nessuno che mi diceva di dover studiare, quindi se magari un esame non mi piaceva difficilmente aprivo libro. Poi piano piano uno si abitua, entra nel meccanismo e prova ad andare avanti. Io con tutti gli impegni che ho sono un po' indietro con gli esami, però insomma non ho fretta, ci tengo anche alla carriera universitaria, quindi piano piano do esami, frequento le lezioni obbligatorie e poi adesso cerco un po' di arrangiarmi. Per fortuna ho amici che mi spiegano un po' le lezioni, mi passano appunti, quindi per quello non c'è nessun problema. Senti, ecco, ricorda un po' che cosa hai scelto tu all'università. Sì, io studio scienze motorie perché insomma l'unica facoltà che con gli altri interessi che ho mi permette di continuare il nuoto ad alto livello. Mi sarebbe piaciuto per esempio fare l'Accademia delle Belle Arti, però con gli orari era praticamente impossibile nuotare. E anche con l'impegno dell'Accademia di Belle Arti, perché è veramente particolarmente impegnativa. E qui arriviamo, abbiamo citato le Belle Arti, all'altra tua grandissima passione, l'arte. Solo la passione, ma anche hai uno spiccato talento artistico, diciamo la verità. E parlaci insomma di questa tua vita parallela che è resa anche possibile dalla filosofia che viene vissuta all'interno della squadra, ovvero il nuoto non deve essere totalizzante, ma ogni atleta deve poter coltivare anche altri ambiti della propria personalità. Cosa ci vuoi dire insomma, di questo tuo altro ambito? No, questo discorso è fatto ora, è importantissimo perché... Ora facendo una piccola parentesi, io per esempio alle gare, anche quelle importanti così, magari riesco a sentire meno la pressione proprio per il fatto di avere altri interessi, no? Quindi cerco di tenermi un po' aperte più strade possibili dove potermi esprimere. Quindi magari avessi solo il nuoto, è logico che all'appuntamento importante uno si sente più sotto pressione, no? Perché sì.
insomma, è l'impegno principale. Invece riuscendo ad avere anche altri interessi, secondo me a un atleta fa bene, perché insomma lo distoglie un po' dalla vita stressante che è quella del nuoto, del ricercare sempre la prestazione e tutto. E il discorso dell'altro mio lato di vita, dell'arte, tutto è partito da quando ero piccolo, insomma ho sempre dimostrato una propensione, diciamo, per il disegno e per l'arte. Da piccolo ricopiavo tutte le videocassette della Disney, facevo tutti i disegnini e tutto, quindi poi finite le medie mi è venuto naturale scegliere il liceo artistico, dove mi ha dato qualche base, a dire la verità ho avuto professori anni bravi, anni meno bravi, quindi ho avuto sì, ho imparato qualche cosa, però poi ho notato che finito il liceo, insomma tutto quello che so fare adesso l'ho imparato principalmente da autodidatta, no? Comprandomi libri, leggendo, ispirandomi ad altri artisti, e guardando video su YouTube e tutto. E l'arte mi serve principalmente come svago, oltre che ad essere un piacere mi rilassa, quindi insomma all'opposto del nuoto, no? Sono lì da solo, o anche qualche volta chiamo dei miei amici a farmi compagnia, si chiacchiera così, quindi è un momento che mi prendo di relax, un momento creativo dove dar sfogo a questo secondo lato che ho. Questo secondo lato che ha uno sfogo importante a giorni, perché esporrai alla Biennale di Firenze, giusto? Sì, giusto, giusto. Molto bene. Dal 6 al 15 ottobre. E parlaci un po' dell'opera che esporrai, perché noi siamo molto curiosi di questa cosa. Io ne ho visto un po', ho seguito un po' in itinere, però parlacene tu. Allora, il tema della Biennale di quest'anno è l'ecosostenibilità ambientale. Creatività e sostenibilità. Esatto. E ogni artista era libero di scegliere se partecipare con un'opera a tema o con un'opera personale. E io comunque ho deciso di attenermi al tema e ho fatto questo dipinto, che è un pastello su tavola di legno MDF di grandi dimensioni, è circa 1,60 m per 1,20 m, quindi insomma è bello grosso. Sì. Basta non pensare che pesa circa 25 kg come tavola, quindi anche per spostarla è stato un po' un problema. Per fortuna mi aiuta il mio migliore amico Matteo Restivo, che saluto. Che salutiamo tanto anche noi. Ciao Matteo. Che tra l'altro negli ultimi mesi io lo devo ringraziare molto, perché mi ha ospitato a casa sua, in una stanza che ha a casa, dove poter lavorare, quindi io praticamente ora il dipinto l'ho completato a casa da lui, se no non saprei dove andare. E nulla, è un pastello su tavola che si chiama Buon Appetit, perché in pratica ho raffigurato un bambino che rappresenta le nuove generazioni, le generazioni future, e questa mano più anziana che rappresenta un po' l'allegoria del potere, e quindi un po' la generazione che è in politica ora, no? che piglia le decisioni importanti per l'umanità, che infila con violenza questo rifiuto, in questo caso una bottiglia di plastica, in bocca al bambino. E come a voler dire, se sottovalutiamo troppo la questione ambiente, riciclaggio e sostenibilità, le generazioni future mangeranno plastica. E ho
volevo qualcosa di impatto, di quasi di violento, di quasi inquietante. Infatti molti mi hanno detto bellissimo, bellissimo, però è un po' inquietante, no? Io rispondevo bene, bene, quello che volevo. Infatti ha scelto di... Se ci pensiamo, il futuro dell'umanità, se andremo avanti così, è un po' inquietante, eh? Quindi... Diciamo sì, le ultime cose che stanno accadendo, insomma, non fanno mai sperare. Bisogna cercare di rimanere sempre positivi, però la mia filosofia è questa. E, no, è un'opera che ho fatto per cercare un po' di sensibilizzare, no, lo spettatore. Infatti ho deciso di riprodurre il bambino che guarda con lo sguardo girato verso noi spettatori che guardiamo l'opera, proprio per farci sentire chiamati in causa, no? Come a voler dire, ecco, vedi, stai vedendo cosa sta accadendo, cosa potrebbe succedere, che fai? Stai lì fermo o fai qualcosa, o provi a cambiare le cose? E quindi il messaggio che volevo dare, o che c'è dietro al dipinto, è un po' questo. Bene, e allora noi su queste note ci prendiamo una piccola pausa in compagnia del nostro sponsor e ritorniamo tra brevissimo su Corsia 4 con Lorenzo Zazzeri. A dopo! Ma basta, i costumi sono tutti uguali, sono tutti dello stesso colore. Ma cosa dici? Ma non lo conosci Bon Swimmer? Bon Swimmer chi? Ma dai, Bon Swimmer, il logo con il teschio. Con i costumi di Bon Swimmer non potrai più sentirti dello stesso colore. Nello shop online troverai tantissime fantasie, collezioni sempre nuove e mai banali. Una vasta gamma di costumi per donna, uomo e vostri bambini. Bon Swimmer è l'unico marchio 100% italiano. Vai su bonswimmer.it, libera la tua fantasia e shake your bones. Eccoci rientrati dopo la pausa e passo la parola velocemente a Mauro, perché so che ho ancora delle domande. Ritorniamo al nuoto ovviamente con Mauro e so che ho ancora delle domande per te, Lorenzo. Purtroppo dobbiamo ritornare allo sport. Mannaggia. La stagione oramai è alle porte, se non già iniziata, e con i tuoi personali, che guarda caso coincidono più o meno con i tempi limite per i campionati europei nei 50 e nei 100, è logico chiaramente puntare a questa prima manifestazione. Partendo da qui, quali sono un po' i tuoi obiettivi per questa stagione 2017-2018? Allora, gli obiettivi per me sono sempre gli stessi, ovvero io vivo il nuoto come una sfida personale con me stesso, cioè a me piace vivere il nuoto come una sfida personale, no? Con i miei limiti, con me stesso, diciamo. Quindi l'obiettivo principale per me per ogni stagione è quello di continuare a migliorare i miei personali, i miei tempi e vedere fin dove posso spingermi. Poi chiaramente riuscissi a continuare questo miglioramento che sto avendo, è logico che tutto il resto viene da sé. Ora mi piacerebbe riuscire a qualificarmi, come avete detto, per questa prima tappa, che sono gli europei di vasca corta di Copenaghen, e sarebbe importante, perché comunque sento di aver bisogno di fare esperienza. E dopo Taipei me ne sono reso conto che comunque sono gare che ti fanno crescere, quindi ce la metterò tutta per qualificarmi in questa prima tappa. E poi ovviamente si passa per i campionati italiani di aprile, e anche lì spero l'obiettivo principale è quello di migliorare ancora, e poi vediamo se anche lì riesco a conquistarmi un'altra qualificazione, sarei contentissimo. Ecco, uno dei nostri cruci di cui parliamo sempre con, diciamo così, gli appassionati e gli esperti di nuoto è questa fantomatica staffetta 4% stile libero, che noi speriamo sempre abbia dei grandi successi. Il grande successo, perché alla fine siamo zitti, non lo diciamo. Esatto. Non lo diciamo per scaramanzia. Quello che io invece ti voglio chiedere è: come vivi tu, e qui ritorno al discorso che avevamo fatto all'inizio, con i tuoi avversari, ma anche a nazionale, compagni, queste gare e la consapevolezza che
si sta forse costruendo un futuro per questa staffetta. Sì, ma io ho già detto questa, se così si può chiamare, rivalità, la vivo in maniera positiva, cioè nel senso che loro cioè gli altri ragazzi mi servono come stimolo per riuscire a dare sempre di più, o per non sedermi mai, quindi per continuare sempre ad allenarmi con intensità, per riuscire a logico uno sport agonistico, quindi tutti vogliamo primeggiare, no? Però penso che per la staffetta italiana sia una sana rivalità, cioè, è indubbio che se tutti riusciamo a migliorare, anche la staffetta avrà sicuramente degli ottimi benefici. Già adesso, a mio parere, è una staffetta che se tutti riescono ad arrivare al momento giusto, in condizione, ha già ora delle buonissime potenzialità. E poi riguardo al discorso dei più grandi come Luca Dotto, Marco Orsi, Filippo Magnini, questi qui, loro sono esempi da seguire, che insomma cerco sempre ai vari raduni di capire un po' il loro modo di pensare, il loro modo di allenarsi, di trarre qualcosa per crescere, no? Anche a livello personale. E quindi penso sia un ottimo mix questo, tra esperti e più giovani. Senti una cosa, ti faccio una domanda io così di traverso, così a un intervento così da non programmato. In quello che potrebbe essere il tuo quartetto azzurro ideale, ma possibile chiaramente, perché noi una staffetta all'americana con 4 da 40, con 4 da 47 basso non esiste. Secondo te è meglio avere 4 atleti da 48 basso o 2 da 47 e 2 da 49? Ma io sono dell'idea che più la staffetta è compatta, meglio è. Quindi non saprei, forse tutti e 4 gli atleti allo stesso livello, diciamo, perché se c'è una punta e poi altri 2 buoni e il quarto un po' più lento, magari... Alla Svezia femminile, tu dici. Esatto, io sono più per la compattezza. E secondo me in futuro l'Italia può trovare un quartetto, in cui spero di esserci ovviamente, un quartetto molto compatto, perché se analizziamo un po' gli atleti che ci siamo adesso nel momento, siamo tutti più o meno, se si guarda le migliori prestazioni della stagione appena conclusa, siamo in 4-5 sul 48, dal 48 e mezzo al 48,8, e quindi è compatta come staffetta e secondo me ha moltissimi margini di abbiamo tutti noi moltissimi margini di miglioramento, e quindi secondo me si può essere ottimisti per un futuro. Poi anche gli altri ragazzi, mi riferisco a Alessandro Miresti e Ivano Vendrame, sono degli ottimi ragazzi prima di tutto, e poi nuotatori dopo. E quindi penso e spero che tutti e 3 riusciamo a migliorare ancora e a portarci a vicenda, stimolandoci a vicenda a fare tempi importanti. Passiamo a un argomento un po' scottante che però affrontiamo con molti dei nostri ospiti. Certamente ti potrà capitare, adesso che speriamo, incrociando le dita, la tua carriera internazionale avrà un seguito, di salire sul blocchetto con personaggi che magari hanno avuto qualche trascorso di doping. Ecco, tu cosa pensi? Che è giusto concedere una seconda possibilità, o che a queste manifestazioni queste persone non dovrebbero più partecipare? Allora, una questione delicata questa. Ma diciamo,
Io generalmente cerco di concentrarmi su me stesso, quindi su quello che è sotto il mio controllo. Quindi se in futuro dovesse capitare di avere accanto un atleta ex dopato, così è ovvio che dà fastidio, ma cercherei di non pensarci più di tanto. È chiaro che è un grosso problema a cui non rimango indifferente, quello del doping. Ma allora, secondo me bisognerebbe fare due distinzioni. Bisognerebbe prima di tutto stabilire chi, o cercare di farlo, stabilire chi si dopa al fine di andare più forte in acqua, comunque in generale nello sport, quindi premeditando appunto l'atto del doping. E poi o chi viene trovato positivo per magari qualche errore su un uso di medicinali o di qualche sostanza. Nel primo caso, secondo me, quindi quello del doping ai fini proprio della prestazione, dovrebbe essere squalificato e irradiato a vita l'atleta. E anche se molto spesso, insomma, quando uno si dopa con il fine proprio di doparsi, non è solo l'atleta coinvolto, cioè c'è tutto uno staff dietro, quindi insomma è una questione, anche lo staff dovrebbe, insomma, ci dovrebbero essere sanzioni pesanti anche per dottori, allenatori o chiunque sia a conoscenza, secondo me, della questione. E nel secondo caso, chi viene trovato positivo e attraverso prove, controprove e tutto, uno riesce a stabilire che la sostanza che è stato trovato è per un medicinale ai fini di curare qualcosa, non lo so, così, comunque non fatto in cattiva fede. Di solito serve per curare le cardiopatie del cane, di solito. Una seconda chance la darei. Non so, ho sentito di atleti che sono stati trovati per il collirio, per altre sostanze. Io non mi sono mai informato più di tanto sulla possibilità di essere trovati positivi per queste cose, però io se un atleta viene trovato positivo per un medicinale, per curare qualcosa, una seconda chance la darei. Poi una cosa che dà fastidio, per esempio, è l'uso del Ventoli, un po' sul piano vasca che si vedono, no? Atleti. Ogni tanto mi capita di parlarne anche con Matteo, che lui studia medicina, no? Quindi io gli faccio le domande un po' sulle sostanze, su cosa, i benefici che può dare, perché comunque sono di base una persona molto curiosa un po' su tutto. E quindi vedere persone sane che usano il Ventolin prima della gara, così un po' dà fastidio. Però insomma ci si può fare, cioè, una volta essere in gara si può fare poco, insomma tutti i controlli vanno fatti prima. È un argomento spinoso, lo sappiamo, quindi. Sì, no, ma è giusto affrontarlo. Sì, perché comunque sta diventando un pochino dilagante questa faccenda. Sì, ora ultimamente se ne sentono parecchi, di nuotatori un po' sporchi, diciamo. Esatto, quindi volevamo capire anche qual era la percezione, perché dal punto di vista dell'allenatore, sai, non è più facile, però comunque lui non si vede togliere una medaglia da parte di un atleta sporco. Perché no, è logico, sì. È più l'atleta che patisce questa cosa. E quindi sì, perché uno non capisce, cioè almeno io non riesco proprio a capirne il senso, cioè non c'è alcuna soddisfazione a vincere barando. Cioè vincere sapendo non è merito tuo, del tuo fisio, del tuo sacrificio, dell'allenarti tutti i giorni. E poi c'è la cosa brutta del togliere una medaglia magari a un collega che, se invece si è allenato correttamente, come è giusto che sia nello sport, e che invece magari, cioè anche quando per esempio
lo scoprano dopo la gara, no? Levano la medaglia a quello trovato positivo e la consegnano al secondo. Però anche in quel caso, cioè, levi la gioia del podio, levi la gioia dell'inno, cioè, capito? Levi tutto un contesto che, insomma, un atleta è giusto che provi se ha merito. Sì, decisamente. E siamo quasi in chiusura, vero Fabrizio? Però abbiamo ancora qualche curiosità. Sì, torniamo sulle cosine leggere, più sì, grazie. Più amene, perché una cosa del genere non è. Visto che tu sei un atleta multitasking, multi interessi, prova a mettere in ordine di importanza le prime tre qualità che bisogna possedere per riuscire a farsi strada, sia nel nuoto ed eventualmente se valgono anche per la vita. Allora, bella domanda questa. Allora, io ti riporto la mia esperienza, ti dico un po' le qualità che penso mi aiutino nel mio percorso. Secondo me ci vuole costanza, quindi riuscire a essere sempre presenti nel lavoro in cui si fa e nelle passioni che si seguono. Poi potrei dire la tenacia, che è indispensabile nell'affrontare anche momenti no, che è normale ci siano nella vita di tutti i giorni come nello sport. Insomma, il campione si vede anche quando reagisce alle difficoltà, quindi è importante sapersi rialzare e affrontare sempre la vita con il giusto piglio, secondo me. E poi un'altra caratteristica fondamentale, secondo me, è quella del sognare in grande, non porsi limiti e sognare, cioè la vita è una, quindi perché non provare a realizzarla al meglio delle proprie possibilità, no? Dimmi la tua percentuale del talento. La percentuale? No, quanto talento serve in funzione di queste tre caratteristiche? Tu lo metti in coda, allora, davanti, in mezzo, serve quanto? Ma io lo metterei in coda, o in coda, o nella, cioè non il talento, con il talento serve, senza caparbietà e costanza non vai da nessuna parte. Esatto, cioè il talento senza la dedizione, la tenacia e lo spirito giusto non ti porta da nessuna parte. Il talento, secondo me, è un qualcosa con cui ci nasci, e poi secondo me tutte le persone hanno talento per fare qualcosa. E comunque è una qualità con cui uno nasce, e una volta che scopri di averlo in qualcosa, il resto lo fa tutte le qualità che o le caratteristiche che ho elencato prima. Secondo me il talento in una persona è il 20-30%, poi tutto il resto lo fanno altre cose. Qual è il neo secondo te che c'è nella quotidianità del nuoto? Quello che non va. Qual è? Il neo, la cosa che non funziona, che non ti piace, la nota stonata della quotidianità del nuoto. Ma sicuramente la sveglia presto la mattina e l'acqua fredda. Io sono un tipo abbastanza freddoloso, a me piace il caldo, quindi quando la mattina alle 8, soprattutto d'inverno, mi tuffo e trovo l'acqua fredda, un po' quello dà fastidio. E sull'acqua fredda io concordo pienamente con Lorenzo. Ma sì, perché cioè la mattina specialmente, perché sì, è mortale, sei tutto, ti svegli che sei tutto caldo del letto, quindi sì, l'ultima cosa che vuoi fare è bagnarti nell'acqua fredda, sinceramente. È l'ultima cosa che vorresti fare, è vero? Sì, esatto, quindi queste due sono un po' le cose. L'unico sistema è andare a fare allenamento in bicicletta d'inverno. Esci dal letto, prendi la bicicletta e arrivi là che dici: speriamo che l'acqua sia come deve essere. Però dai, dopo c'è la cosa positiva, è che dopo c'è la doccia calda che ci aspetta. Esatto. Si apprezza ancora di più. Quando c'è freddo si apprezza ancora di più. La doccia bollente. Se funziona.
Funziona. Mauro, a te la domanda di chiusura, perché so che ci tieni a fare questa domanda. Ebbene sì, come sempre chiediamo al nostro ospite, in questo caso un nuotatore, quindi se c'è un nuotatore anche del passato, del presente, al quale ti sei ispirato o ti ispiri che usi come modello. Io sono sempre, diciamo, andato a fasi, non ho avuto un singolo nuotatore a cui mi sono ispirato, ne ho avuti diversi, secondo un po' le fasi della mia vita. Uno dei primi è stato Filippo Magnini, perché comunque italiano, io mi ricordo da piccolo, nel 2005 io avevo 9-10 anni, e lo vedevo vincere mondiali in televisione, quindi all'orizzonte sognavo di diventare come lui un giorno, no? Quindi anche solo il fatto di poterci gareggiare contro e di sfidarlo in questi ultimi anni per me è stata una bella soddisfazione. Poi vabbè, c'è stata dopo l'era Phelps, e lì all'orizzonte era un ragazzino, quindi vedi questo mostro vincere tutto, all'orizzonte uno si innamora, no? Quindi anche Phelps mi ha ispirato molto. Poi adesso che sono più maturo e tolgo di più le sfumature, diciamo, del mio stile, un atleta del passato a cui mi ispiro è lo Zarpov. Secondo me è uno dei migliori stile liberisti, sia come risultati che come proprio livello tecnico della nuotata, migliori di sempre. Ebbene, e allora sulle note così dell'inno russo salutiamo Lorenzo Zazzeri. E Lorenzo, davvero ti ringraziamo per essere stato con noi nel salotto di Corsia 4, davvero grazie. Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima. Naturalmente ti aspettiamo, perché vogliamo sapere com'è andata la Biennale, perché a questo punto non ti puoi esimere dal raccontarci che feedback hai ricevuto da questa esposizione. Un piacere, io ci sono quando volete. Perfetto, e prima di salutare anche i miei compagni di questa sera e i nostri ascoltatori, vi ricordo che potete seguirci sui nostri social media e sul nostro sito corsia4.it, dove potete ascoltare tutte le puntate precedenti e scaricare i podcast, e oltre a trovare molte altre informazioni sul mondo del nuoto e non solo del nuoto. A questo punto saluto Fabrizio Fogliani, grazie Fabri. Sì, sono spaventato solo al pensiero dovessi disegnare qualche cosa io. E non hai il talento, capisco che è solo il 20 o il 30%, ma se il talento proprio non ce l'hai... No, mi mettono a fare l'imbianchino e basta. Un talento anche quello. E saluto Mauro Romaneghi, forse vengo a liberarti dalla camerina. Ciao Mauro e grazie. Ciao, mille articoli ma niente disegni. Un altro che è senza talento, vedi Lorenzo, per il disegno. E naturalmente un grazie speciale a Marco Agosto in redazione. Grazie Marco, ciao ragazzi, e a tutti gli ascoltatori un caro saluto da Laura Vergani di Corsia 4.